È il sax di Daniele Sipi, Capitan Capitone e Fratelli della Costa, banda napoletana che nella serata finale hanno proposto le diverse anime musicali di una città ricca e prosperosa di note, raccogliendo diversi generi musicali. Daniele Sipi è il maestro, o meglio, il cattivo maestro a suo dire, della ciurma e dei suoi fan. Che noi siamo un po' colti e un po' giovani ancora, nonostante l'aspetto, diciamo, quindi... Semplicemente io penso che la questione di fare musica che abbia anche un minimo di contenuto non debba essere per forza palloso, insomma, come fatto, e quindi tentiamo di mediare. Perché seguito anche da un pubblico che ama la contestazione? Perché forse sono, come si diceva una volta, un cattivo maestro di tanto tempo fa. Dal Molise alla FF Winter, riserva Moac con un gran numero di concerti in Italia e in Europa. L'Ariano Folk Festival è diventato un'istituzione, è un punto di riferimento ormai nei festival italiani. Francesco Fodarella e tutti gli altri ragazzi fanno un grandissimo lavoro e non a caso è uno dei festival più longevi che è in Italia e che continua a vivere di vita energica e di grande passione. È un ambiente che fa bene alla musica. Infine Nomad Set, che dire, cala il sipario su questa prima edizione invernale dell'Ariano Folk Festival che ha raccolto tanti consensi dagli appassionati pronti a sfidare anche il freddo nell'attesa del caldo di agosto.